benvenuti, io sono Emanuele 86 e questo è Dark Souls Remastered. Nell'ultimo episodio eravamo arrivati in questa zona qua, dopo che eravamo usciti di qua e eravamo entrati di qua, avevamo scoperto un'altra zona dove non si apriva la porta di sotto e adesso dovevamo proseguire dritti di qua e vedere che cosa ci aspettava. Ora... andiamo di qui un attimo, che volevo vedere. Abbiamo 6 fiaschette. Abbiamo sbloccato una shortcut che dal falò ci porta un po' più velocemente in questa zona qui. Vicolo cieco avanti. Qui non c'è nulla. Ok, quindi direi che possiamo proseguire. Scusate, allora qui si scende. Qui però si scende. Qua eravamo già passati, scendiamo, fino a dove arriviamo? Ah, ok, scendiamo, arriviamo qua, perfetto, allora qui probabilmente nello scorso video, sì, perché lì c'è il demone della titanite, nello scorso video eravamo arrivati sui due balconcini sopra e vedevamo cosa c'era sotto, qui siamo nella zona di sotto. Ok, sì, dove c'erano questo? Sì. Allora. Qua c'è il demone della Titan. Ah, però vedete, non si può muovere. No. Cazzo, io, ma beccato. Ma peccato. Mamma mia ragazzi, questo fa male pesante. Io non so come combatterlo questo qui. Cioè io questo ho paura che mi ammazza. Vabbè, facciamo che andiamo prima di qua, va? Facciamo che andiamo prima di qua che è meglio. Oh, occhio. Facciamolo salire. Dai, vieni su. Ecco, bravo. Vieni di qua. Ok, bravissimo. Ok. Cavaliere l'abbiamo fatto secco. Ora facciamo secco pure questo, già che ci siamo. Vediamo una cosa, sono curioso. Dovevamo anche usare quell'occhio malvagio, cacchio, mi sono dimenticato. Proviamo a buttargli un escremento addosso. Vediamo l'ultimo. Non li fa assolutamente niente. Puzzerai un po' di mer. Oh, porca. Ok, allora, questi due qua non sono Mimic, quindi... guanti del Cavaliere d'Argento, gambali del Cavaliere d'Argento, elmo del Cavaliere d'Argento, armatura Cavaliere d'Argento. Ok, abbiamo tutto il set dei Cavalieri d'Argento, molto bene. Possiamo aprire la porta di qua e... ah, ok, perfetto. Qua si andava nella stanza buia, c'era la short. Perfetto. E abbiamo capito dove si andava.
Ora, lì c'è, qui c'è il demone della titanite, che però io, ragazzi, non so. Allora, io lo salto il demone della titanite al momento, perché sinceramente non so come poterlo battere in una zona stretta così. Qua non c'è nessuna shortcut. Se andiamo su di qua, qua c'è una finestra rotta e non so se si possa andare giù, quindi... Allora, demone della titanite, finestrella qui, sono cose che salto, che farò in un secondo momento, perché prima... Allora, adesso noi siamo dentro... Ecco, qua c'è... Ok. Perfetto. Allora. Senti tremare il globo dell'occhio nero. Aspetta un po'. Senti tremare il globo dell'occhio. Ah, ok. Ce lo dice lui dove dobbiamo usarlo. Aspetta, aspetta, aspetta. Occhio, dobbiamo andare piano piano. Aspettiamo che lui faccia l'attacco. Lo facciamo venire su. Aspettiamo. Dobbiamo essere molto pazienti. Vabbè, sicura però. Però questo sicura. Se ne sono andati? No, sono tutte e due lì. Questi insistono. Aspetta, dobbiamo trovare il modo di farli salire. E vai. Uno l'abbiamo fatto secco, 3000 anime. Adesso dobbiamo cercare di fare secco l'altro. Oh merda! Vaffanculo, però. Vaffanculo veramente. Occhio. Minchia. Che cazzo. Cazzo, si è curato completamente. Sto bastardo.
cazzo. Ok. Occhio. Basta. Che palle! No, 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 no. Che cazzo, hai rotto le palle però, mo. Muorici una volta. Pezzo di titanite, grande così. Ora, speranza avanti. Qui ci abbiamo un tizio. Allora, questo deve essere il portone che non potevamo aprire prima. Che ci porta allo shortcut. Allora, noi adesso spingiamo la leva. E si apre il portone, molto bene. Ora qua ci dovrebbero essere i due tizi e... abbiamo una mega shortcut che ci porta direttamente qua dentro. Siamo senza fiasche. Siamo assolutamente senza fiasche. Quindi direi che al momento conviene. Conviene andare al falò, ragazzi, eh. Eh sì, per forza. Conviene assolutamente andare al falò adesso. Perché se lì c'è la nebbia, sicuramente lì dentro ci sarà una boss fight. Quindi conviene andare al falò per forza. Sì, 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 sì. Conviene andare al falò per forza. Magari uso anche... magari mi potenzio un attimo anche, perché... magari conviene potenziarsi anche un attimino. Perché sinceramente andare alla boss fight con 45.000 anime... e perderle di nuovo mi roderebbe un po'. Allora, avanza di livello. Possiamo fare due livelli. E due livelli li metterei a stamina. Stamina, sì sì sì, andiamo su di stamina. Ok. Ci siamo seduti al falò, perfetto. Facciamo che fare anche una cosa, va. Ripariamo l'equipaggiamento. E possiamo andare di nuovo nella zona della nebbia. Thank you.
possiamo andare di nuovo nella zona della nebbia. Adesso sicuramente ci abbiamo di nuovo quei due là che rompono le palle. Adesso non so, dovremmo rifarli fuori di nuovo, perché se evochiamo con quei due lì ho paura che abbiamo ben poche speranze. No, non c'ho voglia di morirci io. Perché ho paura che questi mi fanno fuori più che altro. Ma che cazzo, dai, come ha fatto a beccarmi? Ma di cosa stiamo parlando adesso, dai? Ok. Anche questi sono andati. Qua il cancelletto non lo possiamo ancora aprire. No. Qua che figlio di... Ok. Adesso vediamo se riusciamo a fare una cosuccia. Viene qua fuori questo. Sì, ci viene. Vai, vai, vieni, vieni. Vieni qua. Bastardo. Buono così. Buono così. Pezzo di titanite. Ed è buono così. Allora, là c'è il tizio. Però se noi riusciamo a portarcelo via anche questo... Vediamo se riusciamo a portarcelo via. Cazzo. Dai, vieni, vieni, vieni. Dai, vieni, cazzo. Vieni, bastardo.
cazzo. Vieni, vieni. No, non viene più. Vabbè, pure che questi che... vabbè, ci hanno invaso. Io le invasioni sinceramente non sono capace. Io ve lo dico ragazzi, è solo una perdita di tempo con me invadere, perché non sono proprio capace. Vediamo se c'ho un'umanità. Devo usare di nuovo un'umanità. Ma so anche come fare per togliermeli dai coglioni. Metto esci dalla partita e boh, e boom, e via. In teoria non dovrebbe più succedermi niente. Metto esci dalla partita e via. Fanculo, porco di... Ok.
Che palle però. Ah, ok, perfetto. No, non venite qua. Non potete venire qua. Oh, porca puttana. Ok. Puttana, ma quanto cazzo prende lontano sto figlio di troia? E m'ha rotti i coglioni adesso sto pezzo di merda. Guarda te sto infame del cazzo. Fanculo, muorici. Ok. Qualcuno? Qualcuno che possa evocare? No, eh? Nessuno, vero? Il punto è che io vorrei evocare qualcuno, però, a quanto pare, non si può. Non c'è nessuno da evocare, vabbè, andiamo solo con Solaire e speriamo bene. Non ce la farò mai. Guarda lì, era il tizio della statua col martellone. Ah, pure in due sono. Sì, ciao. Ciao, sono morto. Sono morto. Sono morto, sono clinicamente morto.
puttana. Grande, ce l'ha fatta, ha ucciso il tizio qua. Non so chi è Ornstein e chi è Smog. Però Soler l'ha ucciso. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Adesso sì che siamo veramente fottuti. Oh cazzo. Porca troia. Via, via, Soler. Merda, Soler è morto. Merda, Soler è morto. No, non ce la farò mai io. Sì, però è sempre la stessa mossa fa, sto merda. Porca troia, ragazzi. Sono morto. Sono morto. Sono clinicamente morto. Come faccio? Ok, l'ho beccato. Grande, sì, sì! Sì! Un'umanità è l'anima di Smog. 50.000 anime. Porca puttana, sì! Grazie, Soler. Grazie Soler, grazie Soler. Un inchino a tutti. Soprattutto a Soler che ha dato la sua vita per salvare la mia. Grande così, bella storia. Grande, grande, grande così. Bella lì veramente. Ce l'ho fatta. Questo è Lord Gwyn. Questo qua è Lord Gwyn. E qua c'è quella con le... L'abbiamo vista in parecchie statue da quando siamo arrivati ad Anor Londo, questa qua. E qui ne manca una. Grande, bella storia, guarda. Sono proprio contento che ce l'abbiamo fatta. Allora, qua sento degli ascensori che si muovono. Ah, difatti era questo. Ok. E qua siamo al piano di sopra. Molto bene. Molto molto bene. Molto 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 bene. Allora ragazzi, adesso ci rimane una finestrella. Abbiamo ancora quella finestrella là sopra da andare a vedere. E poi dobbiamo usare il globo dell'occhio nero, che ci diceva quando siamo arrivati in questa zona che si muoveva.
Allora, qua abbiamo un falò e lì un portone, quindi ci accendiamo il falò. E riposiamo il falò. Qua, 5 fiasche, lo potenzio. Ragazzi, questo lo potenzio. Anzi, magari anche no. Chi se ne frega di... no, lo potenzio. Sì, sì, questo va potenziato, ragazzi, dai, è impossibile, cioè. Lo usiamo. Lo potenzio. Ravviva la fiamma. Perfetto, e ce l'abbiamo a 10 fiaschette. Adesso dobbiamo andare qua. Baule avanti. Sentite che musica. Oh. Ma questa è la tipa della statua. Questa è gigante ed è la tipa della statua. E noi eravamo là sopra, vedete? Ah no, 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 non eravamo là. Pensa a te, che figata, che bello. Qua dice di inginocchiarci. Dite che c'è la fregatura qua da qualche parte, secondo voi? Ma... che figo, inginocchiamo. Guinevere, figlia di Lord Gwyn, principessa del sole. Wow, il ricettacolo dei lord ci ha dato. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. O chosen undead, thou hast journeyed far. Ah, cioè, stringi patto e parla. Vediamo. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. A grave and arduous test of metal, yea, it shall be. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark. Senza il sole sarà tutta oscurità. Please, father's role thou should have... Assumi il ruolo di mio padre ed eredita il fuoco del nostro mondo. Tu puoi porre fine a questo crepuscolo eterno e prevenire altri sacrifici di non morti. Frampt, il cercatore di re, serpente primordiale, ti guiderà. Ah, Frampt, il serpente primordiale, quello che c'è all'inizio del gioco, al Firelink Shrine, è lì il Frampt. Quindi noi dovremmo andare, lei ci ha dato solo il ricettacolo dei lord, quindi noi dovremmo andare col ricettacolo dei lord da Frampt. Ok. Ok, abbiamo finito la... Possiamo... Sì, possiamo unirci a questo patto.
Ok, anello della principessa del sole. Patto stabilito. Io, Guinevere, sarò la tua guardiana. Se ne avrai bisogno, mi dedicherò esclusivamente alla tua sicurezza. Che tu possa unirti alla luce solare per sempre. Ok. Perfetto. Ok, la salutiamo e a questo punto possiamo andare via. Poi non ho capito, baule avanti. Dove lo vedono sto baule avanti? Ok. Adesso usciamo da qua. Allora, vediamo quanto tempo ci è rimasto. 7 minuti. Allora, ragazzi, facciamo così. Ci leggiamo l'anima di Smog. Ok. Anima di Smog il giustiziere, guardiano della cattedrale perduta di Anor Londo. Gli esseri speciali hanno anime speciali, usa l'anima di questo inquietante giustiziere per acquisire moltissime anime per creare un'arma unica. Ok, anima di Smog il giustiziere, guardiano della cattedrale perduta di Anor Londo. E quindi adesso qua cosa c'è? Qua non c'è sta niente. Dovremo poi usare il globo dell'occhio nero e andare giù da quella finestrella là che avevamo visto. Cosa che sicuramente faremo. Ma la faremo nel prossimo episodio. Allora, ricettacolo dei Lord. Dove lo trovo il ricettacolo dei Lord? Lo trovo qua, eccolo qua. Ricettacolo dei Lord. Ricettacolo per anime del non morto prescelto. Ricettacolo dei Lord affidato al non morto prescelto, destinato a succedere al Lord Gwyn. Il non morto prescelto riceverà l'arte di viaggiare da un falò all'altro. Ah, quindi possiamo trasferirci da un falò all'altro con questo. Per aprire la porta finale, posiziona questo ricettacolo nell'altare del legame di fuoco e riempilo con le anime potenti. Ok, perfetto. Ma quindi noi adesso possiamo... Sì, teletrasportati. Sì. Possiamo già teletrasportarci per il falò. Possiamo andare al santuario del legame del fuoco, dove c'è Frampt, all'altare del sole, che dovrebbe essere il falò che c'è, dove c'è il Soler. Possiamo andare ad Anor Londo, quindi il falò all'inizio. Possiamo andare nelle profondità e nel comune dei non morti. Perfetto. Meglio di così non si può. Allora, ragazzuoli miei, io per il momento vi saluto. Il video termina qui. Come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace. Lasciate un bel like, condividete il video nei vostri social con i vostri amici, iscrivetevi al canale e nel prossimo video faremo le due cose che ci sono rimaste da fare: andare giù per quella finestrella là sopra, in cima, perché voglio vedere cosa c'è, e poi useremo il globo dell'occhio nero per vedere che cosa succederà. Usato quel globo lì, l'avevamo trovato dove c'era la guardiana del fuoco morta, questo globo dell'occhio nero,
e già la descrizione ci aveva detto che lo dovevamo usare qui ad Anorlondo. Vedremo cosa accadrà, ma tutto questo nel prossimo episodio. Io ragazzi vi saluto, vi auguro un buon inizio settimana, un saluto a tutti da Emanuele86. Ciao ciao!